La mobilità sta progressivamente cambiando verso nuovi modelli, stili ed esigenze. Negli ultimi anni, anche attraverso una maggior digitalizzazione dei servizi, si sta assistendo ad un vero e proprio cambio di paradigma che vede una maggior predisposizione al noleggio piuttosto che alla proprietà del veicolo. Oggi circolano sulle strade nazionali oltre 1 milione di veicoli a noleggio con contratti a lungo termine, ovvero con durata oltre i 12 mesi, con effetti positivi per gli utenti, per l'ambiente e anche per le casse dello Stato per effetto delle tasse automobilistiche, in particolare del bollo auto. Tra le varie imposte, il bollo auto rappresenta per le entrate dello Stato italiano incassi per ben 6,5 miliardi di euro l'anno per l'intero parco circolante sul territorio nazionale. Di questi, oltre 350 milioni sono relativi al bollo sulle auto a noleggio a lungo termine. Da qualche anno, però, la legge sul bollo auto è cambiata, rendendo le operazioni di pagamento complesse e fonte di contenzioso con le regioni. Tra il 2019 e il 2020 ci sono state due importanti modifiche normative. La prima prevede che il bollo non debba più essere pagato dalla società che noleggia l'auto, bensì dal singolo utente in base alla sua regione di residenza. La seconda consiste nell'eliminazione della compensazione della tassa automobilistica tra le regioni, cioè le regioni, in caso di cambio di residenza o di cambio veicolo da parte dell'utente, non possono più compensare tra di loro il pagamento della tassa automobilistica nella quota che gli spetta. Ma sta al proprietario o all'utilizzatore del veicolo in caso di noleggio a lungo termine chiedere la ripartizione tra le diverse regioni. Tutto questo sta generando gravi disagi per gli utenti e maggiori costi sia alle imprese sia alle stesse pubbliche amministrazioni, che infatti devono considerare ogni variazione di residenza degli utilizzatori e in generale ogni modifica rilevante dei contratti. Applicare 20 differenti normative regionali sul bollo a 1 milione di veicoli noleggiati da 250.000 soggetti ha avuto l'effetto di un'esplosione di cartelle pazze nonché di accrescere l'evasione del settore. Si stima che solo lo scorso anno i fenomeni elusivi abbiano raggiunto i 700 milioni di euro, somma che potrebbe aumentare di ulteriori 45 milioni per la nuova burocrazia sul pagamento del bollo. Prima della modifica normativa era l'impresa di noleggio che pagava il bollo e ciò comportava certezza di pagamento e il rispetto delle scadenze, meno confusione nell'iter burocratico e un flusso certo e costante di entrate nelle casse dello Stato. Oggi quindi, se avete un'auto a noleggio, la responsabilità del pagamento del bollo è vostra. Il governo, tuttavia, sta pensando di ripristinare la precedente normativa fiscale. In questo modo l'onere dell'imposta ritornerà nuovamente in capo alle aziende di noleggio, effettive proprietarie dell'auto, e non all'utilizzatore finale. Questo comporterebbe una maggiore certezza e puntualità nel pagamento del bollo, evitando così fenomeni di evasione fiscale e il proliferare di possibili contenziosi tributari. E per le differenze di tariffe del bollo tra le varie regioni? Il governo, considerata la specificità delle auto a noleggio, dovrebbe stabilire un valore unico medio del bollo auto per tutte le regioni, da versare ad un unico soggetto incaricato alla successiva corretta ripartizione. La mobilità degli italiani sta attraversando una trasformazione significativa. È essenziale adattare le regole del settore per rispondere a questa nuova realtà dinamica.